Adesso arriva papà, ci mette ancora un po' di carta, perché il cartone non brucia bene. Ah. È rimasto un po' soffocato. Ah, ecco. Sì. Ecco che parte là, adesso vedrai, eh. Aprite un po'. Tutto qua. Qui la spingi ad andare con l'occhio del paio, prende fuoco. Vedi, prendo un po' le... una pezza di carta a chieda, fa bruciare l'altra. Adesso vedrai, perché da quella parte lì non andava, Pietro? Non aveva preso tanto? Mannaggia. Non ho visto forse un troppo sotto. No, sai, dentro le scatole non tira. Perché è troppo compressa la carta. Rimane lì, c'è il coraggio e rimane soffocata. Poi sono un po' plastificate queste qui. È vero. Vi va bene? Sì, eh? Sì, sì. Vuoi dire questa pietra? Certo! La nonna Angela ci ha invitato a cena, vi prepara una buona cenetta, così non ci dobbiamo preoccupare del pasto. Micetto. E poi facciamo una bella festa dopo. Micio. Ma sembra che è la casa della nonna, sì, non mi graffiare che poi la dottrina è un anno pesante. Però poi ci posso giocare con il giorno. No, ma perché c'è la festa di Pietro? Sì, sì, due feste. Oggi pomeriggio ci sono gli amici. Non è mica San Pietro, eh? Sì. Hai fatto qualche foto alla festa su? Qualche foto, sì. Ho pensato di fare un di video anche sulla canzoncina. Bene. Ho fatto anche un po' di pasticcini al catechino. Solo che costruendo così un po' sono avanzati. Perché... Ne abbiamo fatti fare 100, perché ci hanno detto che erano una cinquantina i bambini. Per il fondo della testa. Non poi erano quelle avanzate. Però non c'era la prima. Però comunque una ventina di bambini ci sarà stati, sì, no? Sì, 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 ne mancavano giusto 15 o 20 sul totale. Guarda lì, bello, ti piace? Comunque i pasticcini non è male, perché almeno non devi metterti a tagliare. È comodo, sì, più comodo, sì, ci servono. Cosa fai? Visto? Cosa fai? Che gatto pazzo che sei? Sei un gatto pazzo? Un gatto pazzo? Le catechiste no. Ciao ciao ciao. Ma ti piace vedere le fiamme? Erano infreddoliti perché qua a casa carino. Anche il piede, sono proprio diversi. Oh, Sono i fiori, non cantano. Non cantano, peccato. No. Ah no, ma erano le grazie che cantavano. Sì. Ma cantavano anche la super polacchi. Allora sono musicali. No, grazie. Sì, è vero, il nostro Ma gli piace proprio io. Ehi. Ma cos'è fai? La Giorgi che aveva preso, guardala un po'. Via la piaccio. Giovanni, grazie, lo sai che io... Magari ti puoi mettere bene, no? Mi si può fare lì. Sì, con papà, lo spingo, guarda. Poco brucia, E allora lo spingo un po', le tutte nel fuoco. Hai salvato Giorgio dal pozzone. Già che non piace le case lì. Guardalo lì, micetto. Si sta ambientando. Ambientosi. Posso andare? Amico. Pietro, inserizione. Ma che bello. Inserizione magica di Pietro. La costa solo un po' di poi uscire e entrare quando vuoi. Ecco, bravo. Tu aspetta se tu vivi, sei a Faeva. Ma guarda il fazzoletto che non piaceva a Giorgio. Bravo, mangiare un cavolo di qua. Vedi quello di me? Quello è il fazzoletto. Però più due conti, ma perché lo spettacolo è 5. Però bisogna andare là un po' prima perché dobbiamo cambiare i biglietti e poi sono quei posti un po' grandi. Sì. Quindi un'oretta prima sarebbe ideale. Ma
non siamo lo stesso. Io quando mi arriviamo sono contento. Come dobbiamo fare? Dobbiamo venire tutti lì da te e poi te ci porti in giù in macchina? Noi pensavamo di partire di qua dopo la messa. Sì. Ma li portiamo noi, nonni? Sì, eravamo molto indecisi se andare a casa o no. Ma forse è meglio, se andiamo a casa in effetti possiamo poi tornare a andare con tutti con una macchina. Quindi forse potrebbe avere senso. Quello che ci dici, perché noi avevamo intenzione di andare su una mattinata. Ah, a partire prima? Sì, passavamo ancora da Cavour. Facciamo un giro. Andavamo a mangiare lì a Cavour. Allora andavamo a mangiare lì in quel locale. Per noi, poi ci dici dove dobbiamo andare e noi andiamo. Ma c'è come vederci alle 3 a casa? Sì, noi ci siamo alle 3, eravamo a teatro. Pensa a mettere nel fuoco quel legnone che mamma ha preso dalla spiaggia. Guai, quello lì. Sì. L'avete visto? No, però non abbiamo visto quelli che sono nella spiaggia, quando c'è nera. Mi pare impressionante, sono quelli belli. Era troppo bello sulla spiaggia con tutti quelli. E quello lì però per bruciarlo ci vuole un po' di tempo. Ma non sta neanche nel camino. Perché sai che è pieno d'acqua. Dentro? È stato un mare, figurati. Poi è acqua salata, Io mi nascondevo da papà dietro i legni. Sì, sì. C'è nera, nascosto completamente. Sabato scorso è bellissimo. Mi pare impressionante. Allora potremmo darci appuntamento a casa alle 3. Così poi con la mezz'ora da casa, no? Poi da non c'è tantissimo parcheggio, magari ti lascio. Ti lasci lì davanti, dai tagliare i biglietti. Se ha dettato, se c'è poco spazio, abbiamo come una macchina sola. Sì. Va bene, vediamo. Quindi guardate, siete liberi, noi andiamo sotto un pochino, facciamo il nostro giro. Benissimo, la strada la trovate. Poi vi fermate domani sera a dormire? Perché? Sì, sì. C'è la neve, c'è il ghiaccio. Poi è tardi. Sì. Così facciamo un po' di festa a Pietrino. Ma di che giorno? Ieri c'era un sacco di neve. Non fai turbo, ma. Sì, fermatevi almeno. Anche perché se fate tutto il viaggio già domani, si chiama Micio e io lo chiamo Micio perché non mi sembra molto piccolo, sai? Io tocca un po' a me e mi piace, se gli piacciono non è colpa mia, devi inserirti un po' di più, mi sa. Ora si fida di me. Che San Pietro era oggi, Pensavi che fosse a giugno. Credo che fosse a giugno. Scusami Pietro, faccio uno snome sul calendario. No! San Pietro da Creta. È contento. Ci teneva a accendere il fuoco. Sì? Ma per la Creta poi si diverte. No, sì, prima dovevamo fare già sabato scorso. Mi piace. Le fiamme così attirano. Attirano! Sono ipnotiche. Sempre in mente quando c'è le fiamme. A Locatelli, alle 3-5 di Novarello, insieme alle 3 sorelle. Le belletta. Cantavano le scintille del mercato. E guarda, nonno! È una canzone montagna. Questa è l'arte di fare molti video. Vedi che dopo un po' si fidano di te. Se non ci giochi quasi mai con un animale, non si fiderà mai di te. Alle tre cime, le tre sorelle. Lo metterò in un vlog. E Nibelunga. Guardo il titolo della canzone. Ti viene subito in mente. Quando lo vedo mi sembra di vedere l'oro che si struscia. Perché
stati vicino con una faccia. Oh, e se viene a trovarci in settimana e noi non ci siamo? Cosa su Agio, sai Giorgio, che si mette a pancia in su, perché la pancia è la loro parte più vulnerabile. Senti al sicuro. Micetto. Cosa c'è? Io qualche la settimana scorsa avevo sentito miagolare. Mi sembrava miagolare un po' di un proprio di una piccola. Perché non l'avevo visto. E poi io. Andrà a dormire nella casetta. Non ti può mai dire lui mi chiama, dice, guarda un po' chi c'è. Lui io mi sono sdomicio. So, facci vedere un po' qualcosa. Olè. Questo non lo sapeva fare così fluidamente, no. Ma dimmi, Pietro, ma cosa fai lassù in palestra? Corpo libero. Corpo libero. Corpo libero, sì. Però vedi, ti potenzia tutti i muscoli, ti danno gli esercizi lì, anche se non fai gli anelli. Mi può potenziare questo maestro? Come ha detto questo maestro? Non l'ho detto. Non lo so. Dai, che me l'hai detto. Giovedì. Cosa ha detto questo maestro? Non lo so. Dai, non lo so. Chi sei, Magnignoni? Non me lo ricordo. Cosa ha detto? Che sei? Il? Il più bestia? Il più bestia? No! Il più? Non me lo ricordo! Io tu! Il più bravo del corso! Veramente? È vero? Tutto così? Bravo! Bravo Pietro! Te l'avevo già detto! Non l'ho capito! Bravo Pietrino! Vado dal mio bicetto! Sono un po' di cose disastrate, allora, lui è mio fratello. Parcheggiaro, che facciamo mettere poco. Dice di essere un tipo molto figo. In questo momento è impegnato in una delle imprese più fighe del mondo. Per giocare un gatto. Poi facciamo una finitura un po' diversa, un po' a una vernice all'acqua che rimane proprio sembra naturale. Adesso c'ha la vernice, una vernice sul dente, diciamo. Invece. Ti danno la lisciata e poi sono una finitura bella, cioè il legno è quello che è, sì, rimane, sì, tipo legno a vista, più naturale, sì, cioè, meno artefatto. Ma non ti puoi togliere le scarpe? Adesso se riusciamo a incastrare tutto, non sono poche giornate di lavoro, ma sono tanto da fare con il Natale, per il Natale, faccio un po' di più. Se vuoi tanto, veniamo a